Ed eccoci qua, bentornati in diretta nello studio dell'Osservatorio Romano, una nuova puntata delle bianconero.com, dove ovviamente dobbiamo parlare del mercato della Juventus. Il titolo è Il prossimo colpo, perché sono giorni importanti per quanto riguarda, dopo Caio Jorge, quello che sarà il destino magari di alcuni giocatori che si sono già trattati da tanto tempo, come ad esempio Manuel Locatelli. Ma non solo, oggi è una giornata importantissima anche dal punto di vista del mercato internazionale, perché Messi non ha rinnovato con il Barcellona, quindi insomma probabilmente non lo vedremo, anzi sicuramente non lo vedremo contro Ronaldo al trofeo Gamper. Tutto questo e anche altro ne parleremo con Marcello Chirico, il nostro direttore editoriale. A cui do il benvenuto, come al solito, Ciao a tutti, ciao ciao, buona serata. da Noli, ricordiamolo, Vacanza, vacanza. vacanza. E poi Lavorativa però. un graditissimo ospite, Luca Bianchini della Gazzetta dello Sport, a cui do il benvenuto. Eccolo qua. Ciao Da Luca. redazione, non in vacanza, beato lui. Vabbè, tra poco anche tu, dai. Da poco, spesso. Allora, noi due siamo diciamo, in redazione, parliamo del sottoscritto e di Luca, mentre Marcello è in vacanza, ma non cambia molto perché il mercato in qualche maniera, insomma, al di là del colpo che ha dato un'accelerata questa settimana di Caio Jorge, c'è insomma, un momento di stasi per quanto riguarda la Juventus. Juventus che però si sta preparando, e chiedo a entrambi, anche perché adesso tra poco, insomma, ci sarà il trofeo Gamper, ci sarà l'ultima amichevole con l'Atalanta e poi si parte, l'inizio del campionato ormai ci siamo, Luca. Sì, assolutamente ci siamo, anche se non sembra, perché noi siamo in pieni discorsi di mercato, si gioca qualche partita, infatti non vedo l'ora che si giochi con Juventus e Atalanta per quanto riguarda la Juventus, ma anche per altre squadre si entra nel vivo, perché senza le tournée orientali, che da un lato erano un po' stranianti o anche in America, ma dall'altro ci proponevano belle partite da subito, ora siamo un po' tornati all'antico con un ingresso lento nella stagione, però presto dovremo accelerare. Onestamente, il campionato è lontano poco più di 2 settimane e non sembra, e non sembra. Sì, io mi aspetto, no, è vero, sta per iniziare il campionato, siamo lì, però mi aspetto queste prossime 2 settimane molto calde, perché di fatto, cioè, la Juventus, visto che noi trattiamo la Juventus ha fatto praticamente quasi niente in entrata, E se anzi, avesse fatto niente. quasi tutto, oltre che quasi niente? Se avesse fatto, beh, se tu lo sai, allora ti abbiamo invitato apposta perché così ce lo dici. Io so come te che ci sono. Io sono stato uno di quelli. Guarda, chiedi ad Antonio nel dire che oggi, questa sera, noi avremmo annunciato Locatelli perché ero convinto che si chiudesse, secondo le mie informazioni, che si chiudeva questa settimana l'affare. E invece non è ancora così. Si sono chiuse delle situazioni in uscita. Per fortuna dico per la Juventus, perché almeno ha racimolato dei soldi, ma non si è ancora chiuso niente, neanche Pjanic è stato chiuso. Si è chiuso Caio Jorge, Caio Giorgi, com'è che si dice? Non so se Jorge o Giorgi, però si è chiuso questo. Per il resto, la Juventus ha di fatto un centrocampo da rimodellare, ma non ha ancora operato niente, nessuno uscito, nessuno entrato, e questa è una preoccupazione. Più abbiamo il punto interrogativo su Dybala, di cui noi tratteremo più avanti nella serata, e tu sei stato uno di quelli, Luca, che hai seguito passo passo questa vicenda e quindi potrai aggiungerci qualcosa di interessante al riguardo, perché io ho molti dubbi su questa trattativa. Poi dopo vi dirò, Antonio li conosce già, i nostri telespettatori che ci seguono li conoscono già, però dopo ne inizieremo meglio. Allora, facciamo passo step by step, no? Luca, cominciamo con Locatelli, no? Manuel Locatelli. Tu che idea ti sei fatto, diciamo, che tratteggio puoi fare di questa trattativa? Secondo me è una trattativa che è destinata, io lo dico da sempre, anche se onestamente non ho certo il ruolo di guru del mercato, per cui avete scherzando ipotizzato poco fa. Io ho la sensazione, ho sempre avuto le informazioni e le sensazioni, per cui questa è una trattativa che si andrà a chiudere. Se dovessi dirti quando, ti direi prossima puntata, quindi prossima settimana, non in questo weekend che tra viaggio a Barcellona e altro non credo porti la grande novità, però io resto ottimista. Voi avete fatto quella grafica, Juve chi il prossimo colpo, e abbiamo scherzato,
in privato dicendo che ci sarebbero potuti essere dei nomi a sorpresa. Io, a costo di essere un tradizionalista noioso, e dico che il mio nome è Locatelli, cioè per me il prossimo colpo Locatelli per me arriverà, anche se è vero, ci sono state delle complicazioni negli ultimi giorni, perché abbiamo avuto due versioni contrastanti di due personaggi come Nedved e Giovanni Carnevali, che hanno la carica anche oltre ad avere un certo piglio personale per fare giurisprudenza per Juventus e Sassuolo, e onestamente quelle due versioni non stanno insieme, quindi allora dobbiamo pensare che salti tutto perché quelle due versioni non stanno insieme. No, io credo che sia più razionale immaginare che ci si troverà a un punto intermedio e che Telli abbia una maglia a strisce tipo la parete alle tue spalle nel giro di 7 giorni. Nello studio dell'osservatorio. Allora Marcello, beh, questa è una notizia che comunque rinfranca, devo dirti, perché ne abbiamo parlato assolutamente, insomma, dopo tutto quello che è stato detto, dopo questo mese e mezzo, dopo che ampiamente è stato annunciato Locatelli, comunque un giocatore italiano farebbe sicuramente piacere, dopo tutta questa trattativa, averlo alla corte bianconera. Su questo siamo d'accordo. D'accordissimo, poi soprattutto perché non ce lo siamo detti da varie settimane, ci stupiremmo molto se la Juventus non chiudesse Locatelli, dovesse andare su un altro profilo, su un altro giocatore, perché la Juventus è da due anni che è addosso a questo giocatore. Cioè, io ricordo che quando iniziò a interessarsene Paratici, che era un fanatico di Locatelli, Locatelli, la richiesta del Sassuolo, correggimi Luca se sbaglio, era intorno ai 18-20 milioni. Poi è andata gradualmente a salire, è chiaro che adesso Carnevali fa il suo mestiere di mercante e vende l'argenteria pregiata a un prezzo alto. Secondo me è un prezzo troppo alto per un giocatore che, anche se è maturato, non è Iniesta, non è un top player, è un giocatore che sta facendo bene, che sicuramente ha fatto vedere delle ottime cose all'europeo, a parte i rigori, però non è ancora il top dei top. Però secondo me, io sono d'accordo con Luca, si deve chiudere, e io penso che chiuderanno sia Locatelli sia Pjanic, e sarà il Gamper un'occasione per parlare anche col Barcellona di questo e per andare anche a chiudere questo. Io mi aspetto questi due colpi. Poi però la Juventus, io so anche che qualche alternativa se la sta studiando, qualche cosa, qualche profilo. Ad esempio, oggi io ho saputo che è andato a chiedere, a fare un sondaggio sul Monaco con Aurélien Tchouaméni, che è un giocatore di 21 anni, un mediano franco-camerunese, che ha fatto, cominciamo, una quarantina, 40, 46 presenze l'anno scorso in Ligue 1, anche due reti. È un giocatore giovane, è più un sondaggio, perché secondo me, cioè, devi prepararti a un piano B eventuale, ma secondo me quel piano A è Locatelli. Locatelli non accetta nient'altro al di fuori della Juventus, quindi questo di fatto mette un po' al muro anche Carnevali, perché io quello che mi chiedo, lo chiedo anche a Luca, che è molto informato, cioè io, scusate, ma se Carnevali ha tutte queste offerte, no? Cioè, la Premier che è pronta a pagare, vediamo che la Premier, ce lo dimostra il caso Lukaku, è pronta a pagare subito. Ma è possibile che non c'è nessuno lì in società che dica, parlo del presidente Rossi, della vicepresidentessa Squinzi, che vanno da Carnevale a dirgli: oh, non lo vuole la Juve, diamolo di là, no, visto che ci sono i soldi, perché non si affonda il colpo? Cioè, Locatelli ha tutto questo potere veramente di dire: ah, beh, no, cioè Arsenal, Borussia Dortmund, Liverpool, no, non accetto niente. Sentiamo Luca. No, beh, evidentemente le offerte responsabilità, che sei molto informato. No, beh, questo è facile. Evidentemente quelle offerte non sono arrivate, se non possiamo ipotizzare quella dell'Arsenal, rifiutata più volte da Locatelli, ma anche sul tema ci sono varie versioni. È chiaro che non c'è una squadra importante che è arrivata a bussare coi soldi al Sassuolo per Locatelli. È un giocatore interessante perché è un giocatore di livello, però nessuno ha mostrato l'interesse della Juve. Ma è per questo una trattativa che sembra apparecchiata. Il giocatore vuole la Juve vuole il giocatore, e il Sassuolo tutto sommato non è certo dispiaciuto di cedere al giocatore in Italia, dove per rapporti è sempre, come la Germania insegna, buona cosa fare operazioni.
quindi è tutto, c'è tutto perché l'operazione si concluda. Poi è evidente che Sassuolo nel gioco delle parti dice: io lo posso tenere un anno, il giocatore è forte, è un 98, 23 anni, di certo tra un anno non varrà meno di così, e questo è il classico rischio che una squadra si prende, di prendere il rischio di un infortunio, di un ragazzo demotivato che giochi 9 mesi con un nuovo allenatore, senza De Zerbi, con la testa alla Juventus. Però è una scommessa che Sassuolo quantomeno a livello di dichiarazioni pubbliche può fare, è un discorso sensato. Poi io credo che tutto porti alla definizione, anche perché la Juve non ha altri obiettivi, piani c'è un obiettivo soprattutto di Massimiliano Allegri, può arrivare, però la priorità secondo me è Locatelli, davanti io credo che se Cristiano Ronaldo non inventa qualcosa, abbiamo già davanti l'attacco della Juventus per il prossimo anno. In difesa, partito Demiral, che credo non verrà sostituito, abbiamo la difesa titolare. Sì, ci può essere un adattamento, però Locatelli è talmente in cima ai pensieri della Juve che penso che... Senti, volevo chiederti, allora, diciamo, archiviamo per il momento il discorso Locatelli, che pare, insomma, in dirittura d'arrivo, secondo quello che ci stai raccontando anche. Invece sul nuovo arrivo del Santos, una cosa veloce, insomma, si è parlato molto sicuramente di questo giocatore, c'è tanta aspettativa. Tu hai qualche informazione in più da regalarci, ai nostri telespettatori, su quello che è questo suo potenziale crack, insomma, almeno così viene tratteggiato? Allora, informazioni... Diciamo che più o meno abbiamo esaurito l'orizzonte, nel senso che l'ultima è quella di questa mattina sul giornale 1,2 milioni più bonus il contratto di Caio Giorgi, che si presta peraltro delle analisi perché dimostra come ci sia un nuovo livello di salari, la Juventus che in passato ha pagato giocatori di questo genere a livello di salario anche di più, di conseguenza è naturale che in regime di Covid ci possa essere una diminuzione dei salari, ovviamente non di quelli già sotto contratto, di giocatori già sotto contratto, ma dei nuovi arrivi, quindi questo è stato tutto detto, è andato in Brasile, lo sappiamo tutti, tornerà tra qualche giorno dopo le pratiche burocratiche e a quel punto ci sarà l'annuncio ufficiale. Qualcuno oggi chiedeva su Twitter quando ci sarà l'annuncio, sono preoccupato. No, non c'è da preoccuparsi, c'è da risolvere un po' di questioni burocratiche, poi ci sarà. La cosa interessante è capire che giocatore è e quanto può rendere. Io ho fatto delle domande a degli scout che ovviamente non vogliono mai apparire con nome e cognome perché nemmeno potrebbero parlare, però di varie società italiane e straniere, chiedendo un paragone. Sono venuti fuori nomi interessanti perché spesso si leggono quegli articoli, il nuovo Neymar solo perché viene dal Santos e chiaramente le caratteristiche sono diverse. Sono stati fatti i nomi di Firmino, Lautaro Martinez e di Palacio, che sono tre giocatori diversi tra loro, però ovviamente hanno in comune una capacità di giocare, quindi svariare, giocare in diverse zone del campo con dei piedi più o meno buoni, ma comunque per tutti e tre certo non quadrati, come si diceva una volta, e anche di incidere sotto porta. E questo credo sia quello che si può dire di Caio Giorgi: è un giocatore che sa giocare con la squadra, ma poi se andiamo a vedere i gol sono molti negli ultimi 5-6 metri, respinta del portiere, tocco su assist basso di un compagno, mezza mischia, quindi sono un giocatore che ha queste due dimensioni, non è pronto per fare la differenza in Serie A, questo lo dicono fondamentalmente tutti, però ha tante qualità per diventarlo nel giro di, diciamo, un paio d'anni, e questo sarà interessante vedere. Diciamo, in prospettiva sicuramente è un ottimo acquisto. Allora, adesso vado da Marcello, vi faccio vedere questo, ovviamente non l'abbiamo detto all'inizio, però è il titolo principale per quanto riguarda, insomma, la giornata. Un mercato che questa settimana si è svegliato, poi è arrivata questa anche notizia, no, di che Messi non ha rinnovato con il Barcellona. Non vi dico gli utenti, giustamente, come si stanno scatenando, no, sul discorso scambio Messi-Ronaldo e tutto quello che può in questo momento generare la fantasia. Cominciamo con Marcello, insomma, questa è una notizia inaspettata, no? Sicuramente. Sì, io non me l'aspettavo proprio, perché effettivamente, lo dice anche il titolo, l'accordo per il rinnovo c'era, quindi non capisco le complicazioni, però capisco che questo è un momento difficile per tutti. Quello è un contratto pesante, ancora più pesante di quello di Cristiano Ronaldo alla Juventus, e quindi posso immaginare che siano insorti dei problemi economici al Barcellona.
Chiaro che adesso tutti ci stiamo domandando dove andrà. Beh, di sicuro si farà nessuno scambio Cristiano Ronaldo Messi. Se ci fosse stata se fosse stato un altro periodo, non ci fosse stato il Covid, vivessimo ancora come ai tempi pre-Covid, io vi direi che probabilmente un vedere insieme Cristiano Ronaldo e Messi a Juventus poteva essere un'idea, no? Poi non so quanto fattibile, però poteva essere un'idea vedere la coppia più forte del mondo giocare insieme, magari con l'aiuto di qualche sponsor, no? Ma questi sono discorsi che già erano fantascienza e fantacalcio allora, figuriamoci in un periodo come questo. In un periodo come questo, io penso che ci siano solo due destinazioni possibili per Messi, il City o il Paris Saint-Germain, basta. O se no, se vuole andare in Qatar, vuole andare in America, allora forse troverà quello che chiede lui. Ma in Europa, se vuole restare competitivo, ci sono quei due club che probabilmente potrebbero fare un qualcosa per portarselo. Però io credo ancora che il Barcellona possa ancora giocarsi qualche carta. Allora, passiamo a Luca, aggiungiamo però l'altro tassello che ovviamente insomma, fa parte di quello che, della settimana e sicuramente va a infarcire, no? Anche i giornali e anche i nostri racconti, cioè Lukaku potenzialmente al Chelsea. Lukaku al Chelsea ieri, oggi Messi che non rinnova col Barcellona, che sta succedendo? No, sono due discorsi diversi che riflettono due momenti diversi del mercato. Lukaku, se vogliamo, è una trattativa antica, nel senso che il Chelsea dimostra che dopo il Covid ci sono società per cui le limitazioni da Covid, limitazioni oggettive, sul genere abbiamo perso molto denaro, di conseguenza non lo possiamo reinvestire, vedremo un mercato più contenuto, con prezzi più bassi. Ecco, il Chelsea, come il Manchester City, dimostra che almeno per la Premier League, per le big di Premier League e per i giocatori top, questo discorso non vale perché 130 milioni, che siano 130, 120, più bonus, più un giocatore, insomma, in quell'ordine sono cifre da vecchio calcio. Messi, al contrario, è un tema su cui chiaramente noi non siamo degli esperti perché seguiamo altro. Io sicuramente seguo Juventus e non Barcellona, però è giusto contestualizzare un po' e spiegare che il problema sono le regole della Liga, che si è data un perimetro normativo differente da quello che siamo abituati in Italia. C'è la Liga, quindi la Lega, equivalente della Lega italiana, che pone un veto ad alcune operazioni perché troppo onerose. Tebas ha avuto modo più volte di dirlo anche pubblicamente, che Barcellona e Real Madrid certe operazioni in entrata non avrebbero potuto farle, e il comunicato del Barcellona è molto chiaro, dice: come peraltro si sapeva da tempo, noi Messi abbiamo l'accordo per continuare a cifre XXL, peraltro come quelle che Messi ha sempre guadagnato al Barcellona, però non è possibile per le regole della Lega depositare con la nostra situazione economica un contratto del genere, e questo è chiaramente un comunicato che sposta il peso della decisione su altri, su terzi, sulla Liga, ed è una questione anche evidentemente diplomatico-politica. Sì, io penso che poi alla fine, cioè io penso che Messi abbia voglia di restare ancora a Barcellona, e quindi alla fine magari si abbasserà l'ingaggio, verrà incontro a Barcellona, comunque qualcosa, secondo me, io Beh, mi un aspetto comunicato ancora che succeda, ecco. Io mi ufficiale. aspetto ancora che succeda qualcosa, ecco. Alla fine. Allora, siccome il tempo sta scadendo per Luca, vado su un altro argomento che a noi è molto caro, che è legato ovviamente a Paolo Dybala e Antun, come dice giustamente Marcello. Allora, anche qui siamo addirittura d'arrivo, cioè ormai insomma Dybala rimane alla Juventus, rimane diciamo come bandiera, come punto forte, o c'è qualche dubbio ancora? Beh, da un lato siamo all'inizio più che addirittura d'arrivo, nel senso che si aspetta il primo incontro con Jorge Antun, il suo agente. Io spero di capire qualcosa nei prossimi minuti per parlarne sulla Gazzetta di domani. Questo è un messaggio promozionale, da mettere Certo. subito, va molto bene. La realtà è che ecco, c'è un legame con Messi, nel senso che c'è una volontà comune di andare avanti insieme. Messi e Dybala, che è una storia molto particolare, questo è un film a parte, il bambino che cresce idolatrando il numero 10 della nazionale argentina e del Barcellona, che poi si ritrova escluso dalla nazionale argentina per, tra virgolette, colpe, ma anche per meriti del suo idolo, è una storia che meriterebbe una narrazione di qualità.
Però sono legati entrambi da questo destino, hanno entrambi la volontà di continuare col proprio club, il club vuole continuare con loro, perché io credo che onestamente la Juve, quando si siederà con Antun per parlare di Dybala, lo farà facendo un'offerta, una proposta per andare avanti insieme, e le parole di Massimiliano Allegri, 20-25 gol, l'ho trovato maturato, è diventato uomo, ha lavorato bene in estate prima di venire in ritiro, dimostrano che Dybala è un punto importante del futuro della Juve. Poi è la questione economica, che non ha a che vedere con la Lega come il permesse Barcellona con la Liga, ma che ha a che vedere con il bilancio della Juventus, le pretese di Dybala e quel mandarsi messaggi a distanza che c'è stato con Agnelli. Io sul giornale di oggi ho ipotizzato 8 milioni più bonus, che è molto indicativo, non è una trattativa di mercato, perché non si sono ancora parlati, però indicativamente quello che si dice negli ambienti è che più o meno sarebbe una cifra ragionevole, se arriverebbe quei bonus ai 10 milioni di cui si è sempre parlato, la Juventus in qualche modo conterrebbe l'esborso rispetto ad altri momenti in cui sembrava che Paolo potesse guadagnare di più. Non so se è troppo per la Juve, questo lo si vedrà negli incontri con Antun e con Dybala. Marcello. Sai come la penso su sta storia? Io purtroppo sta storia mi ha molto seccato, io non vedo tanta buona fede. Poi ha ragione Luca, ormai mi sembra che la Juventus sia chiara, abbia già definito il suo percorso, 8 milioni più 2, 9 più 1, insomma non più di 10, non si arriva a non si supera quella cifra, se gli va bene bene, se non gli va bene... La cosa più importante sarà non arrivare a permettere a Dybala di andare a scadenza di contratto. Questo bisognerà impedirlo in tutti i modi. Ci sono solo due modi: o convincerlo ad accettare la proposta della Juve, o venderlo subito, scambiarlo. Non può la Juventus mettersi nella condizione di lasciare libero Dybala gennaio prossimo, febbraio prossimo, perché già oggi... Temo che venderlo non sia un'opzione per il mercato attuale. Lo so, però... Un'ipotesi Manchester United, tu lo sai, è rifiutata da Dybala, lì è girata la storia del campionato italiano dell'ultimo anno, perché chiaramente Lukaku sarebbe venuto alla Juventus, non sarebbe andato all'Inter, però adesso mi sembra complicato, direi molto. Mi pare che ci sia solo un unico club che vorrebbe, che sarebbe intenzionato a fare uno scambio, comunque a dare qualcosa per Dybala, ed è l'Atletico Madrid. Questo è l'unico che ultimamente si è abbussato alla porta della Juventus per cercare di capire se c'è la possibilità di inserirsi. La Juventus finora gli ha detto no, perché chiaramente vuole riuscire a chiuderlo, ma non penso che sarà un accordo fatto con lo champagne, eh? Io penso che entrambi firmeranno, se firmeranno, me lo auguro, questo nuovo contratto a denti stretti. Infatti si sta ipotizzando addirittura per la prima volta, che la Juve queste cose non ha mai fatte, la possibilità di inserire una clausola, che chiaramente Antun e Dybala vogliono bassa e la Juventus vuole alta. Però non faranno denti stretti, perché secondo me Dybala pretendeva delle cose della Juventus che non gli può dare. E la Juventus, come hai ricordato tu, voleva già cederlo 2 anni fa, non capisco come mai da dopo 2 anni, dopo che l'hai ceduto prima al Manchester United, poi hai provato a cederlo anche al Tottenham e ti ha detto di no, adesso improvvisamente Dybala diventa il centro. Su Dybala, allora, abbiamo il pensiero anche di Luca, e ricordiamo domani, insomma, di non sintonizzare in maniera leggera il giornale sulla Gazzetta, perché ci sono altri approfondimenti. Per chiudere, perché devi scappare, questo signore rimane? Siamo a posto? Sì, senza darlo al 100%, direi che possiamo spingerci alti sul 90, però 80, però è chiaro che è più interessante per me quello che succede dopo. Qui non c'è niente da dire sull'operazione, sappiamo tutti come stanno le cose. Lui ha cercato qualcos'altro, la Juventus ha un piano B pronto nel caso in cui arrivi un'offerta pesante per Cristiano. È più importante cosa succede dopo, cioè se Cristiano rimane, come tutti noi pensiamo, come cambia la dinamica della squadra, come cambia la gerarchia, le responsabilità, il contributo di Cristiano in quello che noi non vediamo,
perché un po' è questione di gestualità in campo, insomma, quando si lamenta con i compagni, diciamo che non fa il bene nello spogliatoio, ma quello è il meno, fondamentalmente, da un giocatore così te lo puoi aspettare e sai che in fase difensiva non ti aiuta granché, ma lo metti in conto e paghi volentieri 31 milioni anche con questo. È più quello che succede quando non ci siamo noi a guardare, quindi il rapporto con i compagni, quanto è leader, quanto è esempio, e Allegri questo lo ha detto abbastanza chiaramente. Io credo che poi è un potenziale pericolo, perché se si riparte con una situazione in cui il mercato è ancora in testa, l'ultimo anno c'è stata un'occasione magari di mercato non sfruttata, si pensa a quello, tutte e due non convinti al 100%, essendo un giocatore enorme che ha ripercussioni enormi in tutto quello che fa, si rischia di avere un grande punto di domanda sulla stagione. Se invece Cristiano si fa un passo verso la Juve fa un passo verso Cristiano, soprattutto lui verso la Juve, e trovano il modo di cooperare, di avere un Cristiano per la prima volta magari anche leader del gruppo o comunque grande esempio del gruppo, considerato che è un giocatore di 36 anni, può essere la sua migliore edizione, che per ora resta quella del primo anno con la grande partita con l'Atletico Madrid, che a mio modo di vedere resta l'unico momento in cui veramente è sembrato un giocatore di un altro pianeta alla Juventus. È sempre andato molto bene con dei numeri spaziali mai fatti da nessuno nella storia juventina, però per me c'è stato solo un momento in cui Ronaldo ha fatto sognare come avrebbe dovuto quando è arrivato, ha dimostrato di venire veramente essere uno dei due giocatori più importanti dell'epoca contemporanea, di essere un giocatore di un altro pianeta, del 12 marzo del 2019 con la tripletta all'Atletico Madrid. Sì, il momento capolavoro sicuramente quello. Ma posso farti solo un'ultima domanda prima che te ne vai? Proprio al volo, la possibilità di un rinnovo tu la escludi completamente, perché se ne era parlato, Completamente no, ma non probabile secondo me. Okay. Vabbè, ti ringraziamo. Grazie mille, Luca Bianchini. Grazie a voi, ovviamente seguitelo. Grazie, ci vediamo. Se avrei voglia, altre volte mi interverrai. Se avrei voglia, sì, ma è questione di tempo. L'orario che per il giornalista di carta stampata è complesso, non c'è problema. Grazie mille, grazie mille. Grazie, sono gentilissimo. Ciao, grazie. Allora, okay. Grazie ancora, Luca Bianchini. Siamo rimasti noi due, come sempre. Come sempre, ne rimarrà solo uno, c'era un film, ti ricordi? Allora, speriamo non in questo caso. Non è in questo caso. Allora, qua ripeto, si sono scatenati veramente, veramente tutti i nostri telespettatori, perché hanno cominciato a sognare, ma ci sta, no? Escludetelo completamente. Sognare non si fa peccato, dai, da questo punto di vista. Però è ovviamente questa è stata una notizia bomba che in qualche maniera muoverà. Ma giustamente, come dici tu, può andare al PSG. È poco o al City. O al City da Guardiola. Non ci sono altre possibilità. No, ma io ti dico, questa idea di mettere Cristiano e Messi insieme si poteva pensare soltanto in un altro periodo. Se non ci fosse stato il Covid, magari un'idea si sarebbe, ma perché la Juve questa cosa l'avevano anche studiata insieme agli sponsor. Dice, non è che la spensano solo all'Inter quando proiettano. Sì, vabbè, ci ricordiamo anche della foto di Messi col Duomo di Milano, insomma, che è tornata di attualità. È tornata di attualità oggi perché, insomma, tra la cessione di Lukaku, che insomma non fa sicuramente piacere, però sono esigenze anche di bilancio, e poi il non rinnovo di Messi al Barcellona, qualcuno si è scatenato nel dire, ma allora via Lukaku, arriva Messi all'Inter. Un po' difficile, no? Secondo me, anche per il discorso di ingaggio. No, non esiste. Cioè, ma non vedi che stanno vendendo? Ma tu te lo aspettavi che anche adesso, dopo a Chimico, a Lukaku? Io non me lo aspettavo, però di fronte a quelle cifre lì, difficilmente... Disponibile, poi... Cioè, poi è chiaro che i tifosi dell'Inter si hanno incavolati, ma sarei incavolato anch'io. Cioè, se una società mi vendesse i migliori, ma sarei incavolato anch'io, ovviamente. Però la situazione è difficile. Così adesso incominceranno. Secondo me Antonio Conte l'aveva annusata bene, no? Vabbè, ma Antonio ha un sesto senso, anzi, sette sensi c'è Antonio in questo senso. Cioè, quando lui percepisce delle cose che non vanno, immediatamente te batte. E tu pensi che lo spogliatoio, quando Antonio se n'è andato, non ne abbiano parlato?
cioè non si siano parlati tra di loro, che lui non abbia parlato con Lukaku, che ha fatto venire lì, lui ha convinto ad andare all'Inter, cioè se ne sono parlati, se ne hanno, lui chiaramente ha detto ragazzi, io me ne vado perché tanto qua non si vince più, qua ha cambiato tutto, qua non c'è progetto. Se si ragionamenti se li fanno nello spogliatoio i giocatori, eh? E quindi quando ti arriva una proposta di 12 milioni all'anno per te giocatore, ci pensi. Allora, facciamo un piccolo recap, no? Per i telespettatori che si stanno sintonizzando in questo momento. Allora, abbiamo parlato anche con Luca Bianchini, che è stato il nostro ospite nella Gazzetta dello Sport, Locatelli. Secondo, insomma, quello che ci racconta Luca, anche se la telenovela sta andando avanti, dovrebbe poi, insomma, portare al matrimonio con la Juventus e quindi l'arrivo di Locatelli. Un'altra cosa che, insomma, non in dirittura d'arrivo, ci ha detto Luca, ma insomma, che si sta concretizzando, potrebbe essere poi il rinnovo e comunque il prolungamento di Paolo Dybala, perché quindi stiamo aspettando anche, stanno aspettando giustamente l'incontro con Antun, ma pare Antun, insomma, che ci siamo da questo punto di vista. ci siamo, Antun, ci siamo, Antun, ci siamo sempre. Ci ha detto una cosa in più, no? Ci ha detto che sì, è un possibile crack, ma non è pronto per la Serie A, secondo alcune sue informazioni. Quindi questo vorrebbe dire, potrebbe anche dire, sì, magari quarta punta, ma non so neanche se è così, perché sai, non No, è beh, che... quarta punta, sì, dai, quarta Sì? punta, sì. Va bene. Sì, anche perché non c'era la quarta punta, finalmente c'è. Poi un giocatore che io, cosa ti ho detto nelle passate trasmissioni? Io non mi pronuncio perché devo vederlo in Italia, un campionato Sì, brasiliano è completamente differente. E quindi me lo devo vedere in Italia di fronte alle difese italiane. Di sicuro era meglio prenderlo adesso e non a gennaio perché deve ambientarsi nel campionato italiano e nella Juventus. E quindi è giusto averlo preso adesso. Questa è stata una mossa azzeccata, tra l'altro a un buon prezzo. Poi non so adesso le commissioni dei suoi procuratori quanto siano, se mi dicono abbastanza elevate, però il prezzo del sì. cartellino è compatibile con le esigenze della Juventus. Quindi secondo me è poi un giocatore giovane. Vediamo, bisogna vedere. Finora i brasiliani, ha fatto un pezzo nei giorni scorsi proprio su calciomercato, poi anche su bianconero.com, Luca Minchiotti. Qui elencava tutti i giocatori che sono arrivati dal Brasile, no? Della Juventus, Diego, Sì. Amauri, Diciamo che Felipe Melo, è stata, diciamo così, prolifica, ci ha portato grandi risultati, ma vabbè, ricordiamo Alexandro, sicuramente. te lo ricordi a Cheerson, te lo ricordi a Cheerson, Non me lo te lo ricordo, ricordi scusa. o no? Si No, scrive a non Tierson, te lo ricordi? adesso. No, Quello non me lo che ricordo. supportò Moggi, che avevamo fatto una battaglia per avere sto giocatore, poi ha giocato una partita e mi ricordo giocò malissimo col Brescia di Roberto Baggio. Roberto Baggio segna in quella partita facendo un giochetto dei suoi proprio da Tierson. Per Allora scrivono sempre ricordarci. Chi? Altafini forever. Fini fu aperto, Fini un grande, eh. Fece un gol scudetto contro il suo ex Napoli nel No, che ti campionato aspetta 75. Io ero presente, ho i capelli. il 6 agosto qualcuno per il discorso Locatelli. Ah sì, no, beh, avete ragione, no, infatti vi chiedo scusa, ma io con le mie informazioni sapevo che quella settimana avrei voluto chiudere, tanto si sbaglia. Però Chiedo insomma, scusa di aver dato una data, ero convinto che questa allora settimana si chiudesse. l'esempio di oggi, no? Tutti pensavano di Messi che rinnovava col Barcellona e poi è arrivato insomma qualcosa che non era, almeno diciamo per noi che siamo all'esterno, non ipotizzabile. Magari all'interno magari si sapeva già da Ma diverso sì, ma tempo. se lui riduce le sue richieste rimane al Barcellona. Può fare uno sforzo Messi, eh? A meno che dice, oh, però quegli altri mi dà quello che voglio e allora lo sforzo non lo fa, però per amore del Barça lui potrebbe ancora farlo. Eh? Mi aspetto un colpo di scena ancora da parte di Messi, troppo legato a quella tifoseria, a quella squadra, a quei colori, quindi mi aspetto ancora un colpo di Allora, scena. due domande, Marcello. Una, adesso rispondiamo anche sull'ipotesi Isco, no? Perché molti ce l'hanno chiesto. No, Isco. Mi sembra che sia decantata questa ipotesi, no? Sì, Dalla non faccia c'è. vedo, mi pare di sì. No, ma non la tengo nemmeno presente. Alcune volte escono fuori queste,
informazioni, queste notizie messe in giro, non si sa neanche bene da chi, ma perché ogni estate c'è fuorisco la Juve. Ci sono stati dei tentativi negli anni passati, ma adesso non ce n'è, non c'è proprio, c'è niente, quindi non, è inutile nemmeno discutere. Magari io Isco lo prenderei alla Juve, anche se ultimamente il Real aveva avuto dei problemi, non giocava molto, però è comunque un grande giocatore, ma non c'è niente, non c'è nemmeno discuterne. Discutiamo di altri, ma non di Renato questo. Sanchez. Renato Sanchez è un'altra dei famosi piani B. Io oggi vi ho detto appunto che ho ricevuto proprio questa notizia di Aureliano Ciumani, mi sembra che si pronunci, non è semplicissimo, Ciumani, Sai che dobbiamo Ciumani. fare? La prossima volta me lo mandi, lo scriviamo, così facciamo una bella figura. Aureliano Ciumani, che è un franco camerunese, 21 anni. Oggi è partito un sondaggio della Juve su questo giocatore. Tra l'altro, il Monaco è già stato chiaro: se volete questo giocatore, che loro hanno già respinto delle offerte di altri club europei intorno ai 20 milioni, quindi vuol dire che vogliono di più. Penso che però su con 30 e qualcosa, 30, intorno a quella cifra lì, che al momento si sta parlando che la Juventus offrirebbe per Locatelli, si potrebbe prendere questo giocatore. Questo giocatore è un giocatore molto giovane, che però ha giocato molto quest'anno. Al Monaco, il Monaco, già posso sapere, entro il 20 di agosto. Se vi interessa, entro il 20 di agosto, dopo non vendono più. Quando Va inizia la bene. Liga, non lo vendono più. Allora, ci scrivono Renato Anthony, peccato, Isco sarebbe stato un gran colpo. No, sì, Ok. certo. Cioè, Anche Renato Sanchez. Cross sarebbe stato un gran colpo, ma Anche i cross, sì, sarebbe stato un gran colpo. Con Allegri invece Roberto ci scrive, pensa che sia appurato che resterà De Sciglio, ma Pellegrini si punta ai giovani ma non si dà la possibilità di giocare. Cosa ne pensi? Pellegrini diciamo non ha brillato, però era da un po' che non giocava, quindi giustamente. sì, Pellegrini è anche un giocatore che si infortuna spesso. Quando ha fatto l'amichevole, la prima amichevole l'abbiamo visto giocare, ha giocato malissimo. Ha un caratterino molto particolare. Penso che invece sia un caratterino particolare Pellegrini. Sai, lì era finito dentro quell'affare di Spinazzola. Secondo me è più un favore che è stato fatto anche a Caraglio nel prendere Pellegrini, più che una convinzione da Juventus di andarlo a inserire in rosa. Sì, credo molto di più alla possibilità che resti De Sciglio, che Sì, rimane decido. comunque un pupillo di Allegri, e quindi De Sciglio resterà alla Juventus, conosce anche molti compagni, conosce l'ambiente, Sì, solito discorso. diciamo, può fare parte dello zoccolo duro anche I della. Pellegrini di fatto ha solo fatto dei precampionati con la Juventus, poi è sempre andato a giocare Senti, invece altrove. di Betancourt c'è un approfondimento anche sul bianconero.com su quelle che erano state le parole di Allegri quando aveva analizzato la partita di Pirlo lo scorso marzo, dicendo che insomma non poteva giocare secondo lui davanti alla difesa. Probabilmente sta preparando qualcosa per rilanciare il giocatore, perché comunque mi pare di capire che non si muova da questo punto di vista. Eh beh, anche perché cioè, tu sai benissimo che su Bentancur c'è sempre la spada di Damocle del Boca Juniors, quindi quando si vende bisogna dare, se non metà o quasi, del guadagno al Boca Juniors, un contratto capestro, anche quello che non ho mai capito. Bentancur è una mezzala, anche come ho sempre sostenuto anch'io, una mezzala deve giocare mezzala, siccome di mezzala ne abbiamo. Deve trovarsi il suo spazio, e quando gioca, giocare bene. Davanti alla difesa è un disastro, perché come dice giustamente Allegri, lui gioca con l'1-3, cioè uno e poi si guarda intorno, si ferma, tre tocchi prima di dargli la palla. Troppo? Cioè, purtroppo, per chi sta davanti alla difesa è troppo, e quindi non può fare quel ruolo. Quel ruolo lo potrà fare Pjanic, che ricordiamolo però, nasce anche lui mezzala. Però Pjanic, secondo me, il gamper servirà per chiarire tutte le faccende, sia con lui, ma la Juve, lui non c'è niente da chiarire, si abbassa lo stipendio, perché con lo stipendio lì la Juventus chi gli danno adesso a Barcellona non glielo potrà mai dare, quindi se lo abbassa, ha già detto che se lo vuole abbassare pur ritornare alla Juve, Barcellona è solo chiarire un attimo la formula, capire come lo lasciano Allora, andare. volevo scusare se ti interrompo, ma siccome Francesco Guerrieri dalla redazione mi fa un bel regalo, ci fa un bel regalo,
Vediamo anche quel il giocatore, no? Aurelien Tuchman-Mini, come si dice, esatto. Sì, non è semplice da pronunciare. Tuchman-Mini, Tuchman-Mini, eccolo qua. Tuchman-Mini. Allora, Marcello ve lo segnala, come insomma, una pista, un sondaggio, giusto per insomma, un sondaggio. Cioè, il classe è anche Renato Sanchez, cioè in questo momento la Juventus deve comunque avere un piano B, un piano C, cioè se Locatelli, Carnevali non te lo dà e ti continua a chiedere, oggi addirittura da quello che ho saputo io, loro chiederebbero non più 5 milioni per il prestito, ma per 10, no? E alzato anche questo, quindi se Carnevali non te lo dà, basta, bisognerà per forza andare su un altro, quello è un profilo. Quello è un profilo. Sì, diciamo, è un profilo. Poi un profilo, poi vediamo sì, come si evolve il mercato. Io penso che, io sono d'accordo con Luca Bianchini, alla fine si dovrà fare. Cioè, non ce l'ha tutte queste offerte Carnevali. Carnevali è furbo, ti fa credere chissà che, ma se aveva quelle offerte, ma il presidente Rossi andava lì e diceva, vendiamolo. E se, poi figurati, ma uno come io posso capire che Locatelli rifiuti l'Arsenal che il prossimo anno non fa la Champions, ma il Liverpool, ti dicono il Liverpool, vai in una grande squadra, una squadra che... Il gioco, dai, su quello... Esatto, cioè se ci fosse veramente il Liverpool, mi stupisco che alla fine non si convinca Locatelli ad andare lì se ti dicono, guarda, noi ti vendiamo lì, ed è il Liverpool. Secondo me è che non ci sono queste grandi offerte da parte di Liverpool, Borussia Dortmund, cioè il Borussia Dortmund non voleva spendere più di 30 milioni, non voleva spendere 30 milioni per Demiral, però ne aveva 40 per Locatelli, cioè, contro senso. Allora, due domande, perché poi fra un po' chiudiamo, quindi Milenkovic si arriva? La solita storia, esce uno, entra uno, esce Rugani, se esce Rugani entra magari Milenkovic, anche se però con la Fiorentina io non mi fido molto, il giocatore della Fiorentina non mi fido molto, perché chiedono sempre tantissimo, cioè Commisso, essendo il presidente di una delle squadre più acerrime nemiche della Juventus, mettiamola così, quando va a trattare con la Juve non, chiede il massimo che può, perché sennò i tifosi si arrabbiano. E allora ti chiederà un mucchio di soldi, non è una roba semplicissima. Ecco. Allora, fare anche Milenkovic. Lancia un bel po' di. Allora, dopo Milenkovic c'è anche Umtiti, arriva? Umtiti? Sì, Umtiti? Non penso. Non mi sembra proprio. Nell'orbita non avevo mai sentito ancora, quindi personalmente, poi non so, figurati. Allora, perché non puntare su Fagioli, ci scrive Anthony? Beh, perché su Fagioli sicuramente c'è ancora da costruire, dai, non è un giocatore ancora pronto. Questa serata girava anche l'ipotesi del prestito di Fagioli a qualche squadra. Io non vorrei che Fagioli alla fine, Carnevali, che è furbo, magari ti dà Locatelli, ma lui l'ha sempre messo davanti a tutti i giocatori, le sue preferenze, Fagioli. Magari ti dice, sì, allora te lo do, facciamo il prezzo che vuoi te, ma mi dai Fagioli. Perché io stasera in serata ho recepito questa cosa, che comunque Fagioli non è più solido nella rosa della prima squadra della Juve, potrebbe entrare in qualche operazione, in qualche prestito, in qualcosa del genere. Sì, io personalmente, vista la situazione del centrocampo della Juve, lo terrei bello lì. Allora, purtroppo ci sono anche questo discorso delle pedine sacrificabili sul settore giovanile, su quello che insomma è... Dragusin lo darei via. Dragusin, ho già capito che è uno che deve crescere, inutile che mi viene a dire ma io voglio fare esperienza, no, cioè lui dovrebbe veramente andare dall'altra parte, perché io tutte le volte che lo vedo giocare Dragusin in Under 23 ha fatto a volte partite orrende, ma quelle poche anche l'altro giorno col Monza non mi è piaciuto, quindi secondo me è un giocatore che magari ha delle qualità ma deve andare a maturare. Non immaginare, Marcello, lo sappiamo, lo dico anche per i nostri telespettatori, solo con la continuità, facendo giocare il giocatore
acquisisci un po' di esperienza e vedi quali sono le difficoltà. Quindi vale per Dragosin, vale anche per Fagioli. Sappiamo benissimo che per la Juventus giocare, se devi giocare nella Juventus devi essere pronto, quindi o sei un fenomeno oppure in qualche maniera rischi di fare un po' di gavetta prima di ritornare alla Juventus, un po' come è successo con Marchisio, Giovinco, De Ceglie, eccetera eccetera, no? Perché non ricordo, insomma, c'è stata l'occasione della Serie B e sono esplosi, comunque sono stati mediaticamente, avevano le qualità anche per essere ottimi giocatori, però sono cresciuti altrove e sono tornati. Stessa cosa va fatta anche per questi giocatori, probabilmente, perché non basta l'Under 23, perché è un campionato che ci siamo detti, per quanto la Juventus abbia speso nella professionalità, nel cercare di formare, di costruire comunque insomma una squadra che possa essere anche al servizio della prima squadra, la competizione è quella, le squadre che affronti sono quelle e delle volte non ti permette neanche di crescere, quindi insomma il ragionamento è abbastanza complesso, non vorrei soffermarmi e annoiarvi da questo punto di vista. Allora, probabilità alte per Pjanic che ritorni? Ultima domanda. Sì, secondo me sì. Secondo me domani al Gamper, dopodomani al Gamper, no, post domani, domenica. Domenica, Gamper, sì, domenica. Noi qualcosa succede. Noi qualcosa ci succede. Alle 21.30 sempre, giusto? Lunedì alle 21.30 per fare il recap del Gamper. Chissà se ci sarà Dybala e Ronaldo insieme? No. Perché da quello che so lo può confermare Guerrieri. Adesso in diretta, anche noi nel bianconero oggi l'abbiamo scritto che lui continua a fare il differenziato. Personalizzato. Quindi non sarà pronto. Cristiano potrebbe giocare una parte di partita, magari mezz'ora, 20 minuti, non lo so, una parte di partita potrebbe giocarla, però io non mi stupisco. Perché? Cioè, io purtroppo non mi stupisco. Perché io quando già ho visto pronti via, prima amichevole, lui non c'era, parlo di Dybala, poi seconda amichevole, non c'è. Cosa dissi nell'ultima puntata dell'Osservatorio Romano Summer? Cosa dissi? Vedrete che quello non ci sarà nemmeno il Gamper. Ma no, ma dai, ma va, non ha giocato questo, sarà pronto. C'è il Gamper? Non ci sarà nemmeno il Gamper. Ma perché? Perché sta male? Perché ha balabua? No, perché Antun non ha ancora trovato l'accordo e lui dipende tutto da Antun, non è uno che lui fa credere che lui non vede l'ora di mettere la firma, se non vedi l'ora, un po' come Donnarumma, no? Che diceva che lui era al Milan prima di tutto e poi se ne è andato. E lui è uguale, solo che i tifosi della Juve, soprattutto i idealisti, queste cose da me e da altri, da te, da tutti, non le vogliono sentire. Ma è così. Lui dipende da Antun. Hanno incontrato Antun? Antun poteva tornare prima, invece, visto che c'aveva la quarantena da fare, poteva tornare prima? No, è stato in Argentina a Cordova a vendere macchine, i coce, no? I pulmini, le cose, vendeva quello. Non gliene fregava niente, perché tanto l'accordo non c'era, no, guarda il ghigno che ha, quel ghigno lì, d'accordo? Non c'è accordo, loro continuano a pretendere un mucchio di soldi, ma non devono tirare la corda, perché Nedved gli potrebbe andare a dire, guarda che se tu non firmi, non ci mettiamo d'accordo, tu il prossimo campionato te lo guardi alla tribuna. Allora, giustamente Francesco Guerrieri, nella redazione, ci segnala il pezzo di ieri che, insomma, ricordate che stavamo dicendo, dove c'è un Ronaldo sereno che corre verso il Gamper, mentre un Dybala resta in dubbio e probabilmente rimarrà in dubbio e non ci sarà. Non c'è, me l'ha detto anche Cristiano Corbo poco fa, mi ha messaggiato, non c'è. A male, non c'è, ma non c'è la firma e non c'è, Dybala non c'è, fin quando non si firma non c'è, mettetevelo in testa voi che siete i duri e puri, quelli del grande calcio, non c'è,
Dybala, che ama la Juve, che non vede l'ora di stare con la Juve 10 anni, 20 anni in eterno, la Juve con la maglia numero 10, di ripetere le gesta di Platini, Zidane, Sio rimessi insieme. Non firma, non c'è, fin quando non firma, non c'è Dybala al Gamper. E c'aveva ragione quel pirla di Chirico che me lo diceva da settimane, mi diceva: guardate che quello mi sa tanto che non giocherà nemmeno col Barcellona. E infatti, Vabbè, sta recuperando un infortunio perché non ha Marcello. firma, non ha firmato, non è l'infortunio, Come si non chiama il ha fatto? firmato, non ha trovato l'accordo, è al centro del progetto, ma l'accordo non c'è. Dove? Ecco, poi mi scaldo. No, perché? Cioè, ci sono delle contraddizioni, perché tutti vengono a dirmi: no, ma è tutto fatto, ma lui vuol restare, ma guardate che è proprio questione di dettagli, no? Perché Antuno sta bene, deve fare la quarantena, adesso appena esce dalla quarantena, prende il taxi Antuno, arriva la Continassa, così, no? Guarda, dov'è il foglio che firmo? Datemi da firmare! Così, non è così, non è. Così, mettetevelo in testa anche voi dibalisti che mi mandate adesso tutti in questo momento, mi starete scrivendo e dicendo tutti gli improperi possibili, che qualcuno mi starà anche scrivendo: cambia squadra, non la cambio la squadra, non la cambio la squadra, resterò sempre della Juve, ma queste cose mi fanno incazzare, a voi non vi fanno incazzare, perché voi siete così con Dybala. Dybala è un dio, Dybala ci prende per i fondelli, lui e Antun. Lui è Antun, guarda il ghigno. Ma dai, è tanto chiara la situazione. Cosa? Un affaticamento, un affaticamento. Ti hanno tenuto fuori subito, cioè il Gamper almeno 20 minuti, un affaticamento ti riprendi subito, no? Poi qui dici: perché non voglio rischiare. Ma se allora io non lo rischio se l'Udinese fosse fra 7 giorni. 5 giorni, no, dico no, non lo rischio perché arrivare praticamente me lo devo giocare con l'Udinese, no? Ma l'Udinese è il 22, ce n'hai di tempo, ma è affaticato, non gioca neanche il gambe, è affaticato. Va bene, cambiamo tema. Io non mi faccio prendere, il naso ce l'ho grosso, lo sapete, non mi faccio prendere per il naso da lui, il naso è grosso da prendere, non Allora, mi faccio prendere per il naso da lui. Da lui e da tu. E dai, tanto ormai, insomma, nemmeno Nedved si fa prendere per il naso. sicuramente, sicuramente. Allora, ci No, vediamo allora. scusami Antonio, mi sono voluto sfogare, perché No, ma ci siamo francamente presi. sta cosa del Gamper che non gioca, dai, ma Dio mio, se arriva, è stato uno dei primi. Sei in vacanza o no? Perché se sei in vacanza dovresti stare C'entra? tranquillo. Rilassati, Rilassati, va bene. Tanto Dybala ha Sono qua fatto. con Marino, sai che è il mio assistente, anche Sì, lui ah, incavolato, ma anche lui incavolato, ma anche lui incavolato. È arrivato per primo, è tornato per primo, quando ci sono aperti i cancelli della Continassa, lui è ti stato uno ricordi, c'è la preparazione a Miami con dei primi. tutta la C'era la baradana. preparazione a Miami che doveva prepararsi. Poi arriva, come si sta preparando, sta 5 che si dava ogni momento, facciamo un esercizio, 5, dava il 5 ad Allegri, no? Facciamo una flessione, 5, tutto, poi alla fine Cesena, no, Monza, no, Gamper, no, Atalanta forse, se firma, se firma. Atalanta non si sa nemmeno, Atalanta, il 14 se giocherà, non si sa, non si sa, se si riprende dall'affaticamento. Ah, dai. Magari lo scopriamo per lunedì. Che ne dici? Lunedì magari lo scopriamo. Magari, ma io spero lunedì che più che questa storia non so se finirà in tempi brevi, però io spero di dare Locatelli lunedì. Va Spero bene, Locatelli. dai, allora, siamo in chiusura, ricordiamo che il bianconero, giustamente, con tutte le notizie, vi accompagnerà anche per il trofeo Gamper e poi noi vi accompagneremo, magari con qualche notizia in più, magari c'è Locatelli, magari c'è Antun con rinnovo, Dybala e così via, tutto quello che verrà fuori, lunedì alle 21:30, questo è l'appuntamento. Va bene? Ok, ciao. Molto Anche per lunedì. Corbo mi scrive, lo salta sicuro il Gamper di Baro. Ah, Corbo lo scrive, lo salta Corbo. sicuro.
Allora, è sicuro. Ultima domanda, è vero che Allegri ha chiesto alla dirigenza di provare a prendere Milinkovic-Savic? Ci sono possibilità? Sì, è vero che l'ha chiesto, scarse possibilità, perché tutto quello che propone la Juve non, allo titolo non va bene, allo titolo vuole un mucchio di soldi, quei soldi non ci sono e quindi purtroppo anche per quest'estate Non sfumano i si mucchi di incastra soldi. mai, non si Non si incastra mai. incastra mai, non si incastra perché cioè, è vero che alla Lazio piacciono Rugani, Arthur, e altri giocatori Bernardeschi. Ma il problema è che Lotito chiede, spara 90, 100 milioni, perché non va meno di quello, e poi ti dice, ma i tuoi hanno degli ingaggi troppo alti, valutazioni troppo alte, non va bene, io voglio solo soldi, non voglio giocatori. Quindi neanche stavolta andrà in porto, mi dispiace, Ok. faremo altro. Va bene, ciao, Buonanotte a buonanotte. tutti per chat, buonanotte anche a te e ci vediamo poi lunedì alle 21:30. Ciao, ciao, buonanotte. Grazie a tutti e buon proseguimento ovviamente sempre sul bianconero.com.